aggiungo un misto di verdure a vapore. Misto di verdure a vapore cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo veramente fare qualsiasi tipo di verdura, cuocercela a vapore e accompagnarla con salse, con carni, con anche della frutta, perché possiamo cucinare anche la frutta a vapore. Allora, misto di verdure, possiamo usare quello che più ci aggrada, finocchi, sedano, carote, e sedano rapa, della zucca, delle barbabietole, delle rape, possiamo utilizzare quello che ci piace. Dunque, noi utilizziamo finocchi, carote, zucchine in questo caso e anche possiamo utilizzare una rapetta. Prendiamo la nostra rapetta, la andiamo a pulire. Come si puliscono le rapette? Possiamo utilizzare uno spellapatate, un coltellino. L'importante è togliere tutta la parte della buccia esterna e arrivare fino al cuore, la parte bianca. Vedete come rimane bella bianca, pulita, perfetta. Vado a pulirmi anche l'altra metà della mia rapetta. Sono prodotti di questa stagione, quindi sfruttiamoli al pieno, hanno dei poteri diuretici, quindi fanno molto bene alla digestione anche. Possiamo tranquillamente cucinarsela in diversi modi, questo tipo di prodotto. Vado a tagliarla a fette regolari, che poi vado a tagliare a fiammifero. Sempre una forma regolare, esistono anche altri tipi di attrezzi da cucina, eventualmente se non ci fidiamo di utilizzare il coltello per poter lavorare. Una volta che ho tagliato la mia prima verdura, proseguo poi con il resto delle verdure. Come dicevo, è soggettivo il tipo di verdura che ci piace prendere o provare. Noi facciamo adesso quello che diciamo è più di sapore comune anche. Prendiamo sempre la mia vaporiera. Vado ad introdurre la rapetta . Metto il tappo e lasciamo andare. Nel frattempo mi taglio le altre verdure, il finocchio, la carota, la zucchina. Possiamo anche fare tagli diversi, possiamo mettere, cioè tagliarle a cubettoni, tagliarle a lasciarle diciamo a metà così, e il taglio è a piacere soggettivo poi. Andremo poi ad aggiungere delle falde di pomodoro e andremo a creare una salsa con il prezzemolo. Per salsa al prezzemolo il procedimento è diciamo lo stesso che abbiamo visto adesso con le cimette, quindi possiamo anche diciamo abbinarci qualcos'altro vicino, anziché rifare la salsa che è la stessa che abbiamo visto. Il procedimento non cambia, e facciamo principalmente sbollentare o comunque cuocere a vapore le nostre foglie di prezzemolo, le andiamo poi ad emulsionare con olio, limone, sale e pepe o anche solo olio e un pizzico di senape, cioè possiamo crearcela la nostra base come più ci piace e poi andare ad accompagnarla con le verdure. Io vado ad inserire anche le carote all'interno. E lascio così. Nel frattempo mi taglio la zucchina. Della zucchina prenderò solo la parte verde. Quindi se sono zucchine che sono un pochino troppo
troppo grosse o comunque hanno molta polpa, vado a eliminare la parte bianca dei semi anche. La parte bianca non andrò a buttarla o a eliminarla, ma cosa faccio? Andrò a crearmi una salsa d'accompagnamento. In questo caso noi utilizziamo la nostra polpa per creare la salsa al quale accompagniamo le verdure. Anziché farla col prezzemolo, andiamo a farla con i cuori della zucchina. Così vediamo come si può recuperare una parte che normalmente si va magari a cestinare o non sappiamo come utilizzarla. Sempre un goccio d'olio, in questo caso ho abbondato un pochino. Aglio in camicia, lo schiaccio leggermente e lo lascio rosolare lì, poi andrò a toglierlo. Perché lo utilizzo in camicia? Perché in camicia comunque riesco ad avere dei buoni profumi dell'aglio, non mi diventa indigesto e riesco a riconoscermelo poi se devo andare a toglierlo. Altrimenti quando io devo utilizzarlo e sbucciato, devo avere l'accortezza di andare a tirare via la cosiddetta anima dell'aglio, perché è quella la parte che risulta essere più indigesta dell'aglio. Il mio olio è caldo, a questo punto inserisco una fogliolina d'alloro. Sale. Cerchiamo di utilizzare sempre sale e pepe a mulinello, sono i condimenti migliori. Oltre alla polpa della zucchina, vado ad inserire anche una parte un po' verde della zucchina. Elimino la parte dell'aglio e l'alloro, perché se protraggo la cottura rischio di farli diventare troppo amari. Vado a inserire anche il resto della zucchina. Lascio rosolare un momento, una punta di zucchero. Aspetto qualche istante e aggiungo dell'acqua. Faccio bollire. Il tempo di cottura sarà veramente molto, molto, molto breve da quando inizia la cottura. Grazie. Ho le mie verdure qua che stanno cuocendo, nel frattempo vado a tagliarmi le zucchine. Le taglio nella stessa forma di prima, quindi do un taglio sempre regolare, continuo sempre ad avere lo stesso tipo di forma. Facciamo una cosiddetta filanger di zucchina o julienne, come più vi aggrada. Allora qui chiaramente lo spazio ce l'abbiamo un attimino più esiguo, però lavorate sempre col tagliere pulito, sempre con le cose ben disposte, ben ordinate, così riuscirete ad avere lo spazio per poter lavorare in tranquillità senza anche dover pensare dove metto questo, dove metto quello. Eccoci qua, sta bollendo. Controlliamo le nostre verdure. Vedete il vapore che esce? Vado ad aggiungere anche le zucchine. Mescolo leggermente. Vi chiederete perché ho messo prima la rapa sotto, poi la carota, poi la zucchina.
per un tempo di cottura, no? La rapa sta chiaramente di più a cucinare, però voglio sempre mantenerla bella croccante. Vado ad aggiungere il finocchio, lo aggiungo all'ultimo perché comunque il finocchio, anche se sembra che stia di più a cuocere, però ha una fibra diversa, è molto più ricco d'acqua rispetto a una rapetta e ha una struttura anche un po' più filamentosa, quindi ha bisogno di una cottura sì, diciamo giusta, ma non eccessiva. Se noi anche quando lo mangiamo lessato, cotto al forno, comunque in ogni tipo di cottura, cerchiamo sempre di mantenere la sua consistenza, di non spapolare le verdure, di non andare oltre il loro tipo di cottura, perché altrimenti perderemmo innanzitutto tutti i valori nutritivi che hanno i nostri ortaggi e poi in bocca non sentiremmo neanche una consistenza giusta, no? È come mangiare una purea di finocchio o di qualsiasi altro ortaggio. Io vado a tagliarlo, in questo caso l'avevo già tagliato, ma possiamo ridurre ancora un po' lo spessore. Ecco qua. Possiamo anche dare ancora un taglio in questo senso, in maniera tale poi da poterlo servire meglio. Ci sono domande? Vi è piaciuto il primo assaggio? Utilizziamo anche la parte, la cosiddetta barbetta del finocchio, no? Che in questo caso l'ho già utilizzata prima, però del finocchio eliminiamo proprio lo stretto necessario, cerchiamo di non andare a eliminare tutta la parte esterna. Questa parte verde la possiamo unire all'insalata, possiamo utilizzarla, possiamo crearci un olio, possiamo metterla quando ci saltiamo la pasta, cioè è veramente un peccato eliminare la parte verde e più saporita anche, no? Ci dà un buon profumo. Noi la utilizzeremo poi per andare a condire il tutto. Aggiungiamo ancora un goccino d'acqua. Vado ad aggiungere il finocchio all'interno. Il bianco della zucchina, sì, il cuore della zucchina e poi il verde. Aggiungiamo poi anche dei pomodori che andremo a eliminare la buccia dei pomodori. Pomodoro ramato, rosso. Dunque, come si pela un pomodoro? Normalmente si taglia la parte del picciolo, si porta a ebollizione l'acqua, si incide il pomodoro a croce, lo si mette nell'acqua e si aspetta finché non è spapolato, oppure si dice bene, conto fino a 10, lo tiro fuori. Trucco per farlo a vapore in tempo veramente breve. Come si fa? Non andiamo a eliminare la parte del picciolo, perché se io la elimino il pomodoro mi si riempie d'acqua, cosa che succede quando vado a bollirlo, quindi non riesco mai a capire il tempo di cottura che ha effettivamente il pomodoro. Cioè, quando vedo che la pelle si stacca è già troppo tardi. Perché quando la buccia si stacca dalla polpa vuol dire che abbiamo per qualche istante già superato il tempo di cottura necessario per fare in modo che la pelle venga tolta dal pomodoro. Io lo incido così, faccio un'incisione leggera, non devo andare ad aggredirlo troppo, lo vado a mettere all'interno della mia vaporiera. Qualche minuto e avrò
la parte, proprio solo la pelle, che riuscirò a staccarla in maniera veramente meravigliosa. Ripeto la stessa cosa con gli altri pomodori. Incido senza andare a... Vedete, la punta è proprio la punta del coltello che va a toccare e, ok, il coltello è affilato, su questo siamo d'accordo, però vado proprio con delicatezza a inciderlo. Dunque, zucchina pronta per la salsa, non necessita di una cottura eccessiva, difatti il tempo è stato veramente molto breve. Io ho la zucchina che è cotta, mi rimane la parte verde, mi rimane di un bel verde brillante, non diventa scura. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non sono andata ad ossidare i valori nutrizionali che ha la zucchina. Ho mantenuto intatte anche le proprietà organolettiche. Ora andremo a frullarla. Intanto controllo il mio pomodoro, ci vorrà ancora qualche minuto, però vedete come già si è allargata l'incisione che ho fatto all'interno. Nel frattempo mi preparo la mia bacinella per andare a condire poi le verdure. Ho la mia terrina, vado a inserire la barbetta del finocchio. Ora prenderò il mio pomodoro perché vedete il colore delle verdure anche, come rimane bello, brillante, non abbiamo... Perfetto, grazie. Non abbiamo variazioni di colore, cosa che quando utilizziamo magari le facciamo bollire, non sappiamo mai come andare a recuperarle. Vado a pelare il mio pomodoro. L'ho cotto in 2 minuti, forse anche meno, e guardate la pelle come viene via in maniera ottimale. Io recupero al 100% la polpa, recupero la bontà del pomodoro senza andarlo a rovinare. A questo punto vado a tagliarlo. Il cuore non mi ha preso acqua, non si è riempito d'acqua, tant'è che è freddo all'interno. Io ce l'ho appena caldo all'esterno. Elimino i semi. Con la parte di scarto possiamo creare un cosiddetto dressing. Cosa vuol dire? Vuol dire frullare gli scarti sempre con dell'olio, in questo caso zucchero o miele, e poi filtrarlo. Io avrò un altro condimento che potrò utilizzare nelle insalate per condire una pasta, posso utilizzarlo come base per un carpaccio di carne, quindi recupero proprio al 100% anche la parte interna del mio pomodoro. Taglio prima a julienne e poi a cosiddetta concassé. Col termine concassé ricordo che significa cubetto di pomodoro pelato e tagliato proprio in piccoli cubetti. Per avere anche un pomodoro più consistente, più diciamo buono da mangiare, è sempre meglio eliminargli la buccia se andiamo a tagliarlo o ad incorporarlo con altre verdure, altri condimenti. Ecco qua.
Ora abbiamo pronte anche le verdure. Sì, ok. No, magari dopo, quella sì. Allora, le verdure sono croccanti, cotte, giuste, al dente, così chiamato, hanno mantenuto il loro colore, il tempo di cottura è veramente breve rispetto a quello che si pensa. Una volta che il vapore cioè inizia a formarsi nella nostra vaporiera, abbiamo proprio i tempi brevissimi, e noi abbiamo messo tutte le verdure insieme e il bianco non è diventato verde, non ha preso di colore arancione, cioè ogni verdura ha mantenuto la sua caratteristica. Questo perché? Perché cucinandole a vapore, il vapore mi attraversa l'alimento, fa in modo che gli umori dell'alimento scendano nell'acqua, l'acqua poi chiaramente bollendo sale e ricrea vapore e mi dà il sapore. I sapori comunque non si mescolano, rimangono sempre ben distinti. Io riposiziono la mia vaporiera, metto di nuovo i miei due pomodori, vado a coprire e attendiamo qualche minuto. Nel frattempo condiamo quello che è il nostro misto di verdure. Mescolo prima di aggiungere il condimento. Perché? Perché cerco di dare una cromaticità al tutto, di rendere proprio un arcobaleno di verdure. Ecco qua. Adesso vado ad aggiungere il sale, il pepe. Voglio profumarlo ancora, e cosa faccio? Prendo queste barbette. Queste qua non sono altro che le foglie delle carote, il germoglio, la parte verde. Non si butta, si mangia tranquillamente, si riesce a sostituire al cosiddetto prezzemolo e mi darà un sentore più fresco, più delicato rispetto al comune prezzemolo. Eccoci qua, vado a tritare grossolanamente. Il nostro pomodoro è quasi pronto, nel frattempo vado anche a frullarmi la mia salsetta. Finisco questo con dell'olio. Non eccediamo. Vedete il colore come rimane, anche il pomodoro rimane bello, rimane un cubetto bello, croccante. Eccoci qua. Andrò ad aggiungere ancora uno dei due pomodori che stiamo sbollettando. Ecco qui. Stesso discorso di prima, il tempo di vedete come viene? Riesco proprio a mantenere una forma rotonda, bellissima. Da qui posso anche scavarlo, farcirlo con un formaggio cremoso e cuocerlo sempre a vapore, posso crearmi una salsa e metterla all'interno del pomodoro, posso prendere i carciofi, come vedremo dopo, creare un'insalata sfiziosa col carciofo crudo, il pomodoro pellato e inserito all'interno. Vado sempre a tagliare
come prima, ne facciamo uno perché è sufficiente sulla dose di verdure che abbiamo, eliminiamo sempre la parte dei semi. Ricordo che l'interno rimane freddo e questo è fondamentale per avere una buona polpa, anche quando ci facciamo i sughi possiamo tranquillamente pelare il pomodoro, e questa tecnica si può fare con tutti i tipi di pomodoro, addirittura il pomodoro datterino possiamo pelarlo per poi andarli a condire leggermente a parte prima di metterli all'interno di un'insalata o di un sugo. Sentirete in questo misto come risulta molto gradevole la rapetta che abbiamo inserito. Mescoliamo, ora andrò a frullare la salsa. Questo è il nostro misto di verdure. È rimasto fermo qualche minuto, il colore non è cambiato. Se facciamo bollire le zucchine nell'acqua cambiano il colore, quindi abbiamo due cose fondamentali: il prodotto buono, certificato, e sappiamo come utilizzarlo, che è la cosa ancora più importante. Servite, ora vi do la salsa. La salsa, anche qui non abbiamo variazioni di colore nella nostra salsa. Andiamo a frullarla. Eccoci qua. No, qui non ha. Allora, nella ricetta trovate la salsa al prezzemolo. Prima abbiamo spiegato come lo stesso tipo di preparazione, cambiando il prodotto, può sostituire o può essere fatta con le varie cose. Io prima ho fatto la salsa con le foglie cosiddette minestre, no? Con la stessa tecnica la faccio col prezzemolo, la faccio con le foglie di cavolo nero, con la cicoria, con la menta, con la melissa, cioè posso utilizzare diversi tipi di profumi, diversi tipi di ortaggi. L'importante è che io li prenda abbastanza di stagione, o comunque in questo caso andremo a vedere proprio le primizie autunnali, e abbino il metodo migliore di cottura per consumarle nel miglior modo possibile.